Oggi facciamo esercizi. Cominciamo per esempio questo. Dato la funzione, per esempio, x è uguale a 1 su x meno 1 su x alla seconda, calcolate la derivata prima, che può essere indicata col simbolo y prima. La derivata di 1 su x meno 1 su x. Ora, per fare questo, una possibilità è applicare direttamente la definizione, però è lunga e tediosa. Usiamo le regole di derivazione che abbiamo appena visto. Okay. 1 su x lo scriviamo come x alla meno 1, quindi del tipo x alla alfa con alfa che vale meno 1. Idem 1 su x alla seconda, vediamo se ci sta qua sotto, è uguale a x alla meno 2, questo caro l'esponente è meno 2. E usiamo anche il fatto che la derivata di una differenza è la differenza delle derivate. Cosa avevamo già visto anche la volta scorsa. Quindi devo derivare 1 su x meno 1 su x alla seconda, posso scriverlo come la derivata della funzione 1 su x meno la funzione 1 su x alla seconda. Applico l'operatore ad ogni singolo termine. 1 su x lo scriviamo come x alla meno 1 meno 1 su x alla seconda lo scriviamo come x alla meno 2 e utilizziamo il fatto che quello posso scrivere qua la derivata di x alla alfa è alfa volte x alla alfa di 1 qualunque sia l'esponente. Funzione ha come derivata, la riscrivo, la derivata di x alla meno 1 è l'esponente alfa che è meno 1 per x alla meno 1 meno 1, quindi è meno 1 su x alla seconda. La derivata di x alla meno 2 è l'esponente che è meno 2 per x alla meno 2 meno 1, quindi è meno 2 su x alla terza. Quindi la derivata di 1 su x meno 1 su x alla seconda è meno 1 su x alla seconda più 2, la testa qua davanti con me. Qual era il dominio di questa funzione? X diverso da 0. In 0 questa funzione come si comporta? Ha una divergenza.
bisogna vedere di che tipo, perché in tale forma indeterminata, la sua derivata, siccome la funzione non è continua, necessariamente nemmeno la derivata vuole. La funzione, affinché sia derivabile, è necessario che sia continua. Anche la derivata come dominio, di y' di la situazione. In tutti gli altri punti la funzione è derivabile, perché la derivata esiste ed è continua. Il dominio della derivata è lo stesso della funzione. Tutto chiaro? Un altro esercizio. Quindi è l'esponente 1/2 per x all'esponente meno 1. 1/2 meno 1 fa meno 1/2. Quindi la derivata della radice di x vale 1/2 di x. Attenzione, il dominio della derivata sono gli x reali maggiore di 0. Qui lo 0 non c'è, perché in 0 la funzione, pur essendo continua, non è derivabile. Fare a 0 o meno, e tutte le x devono essere positive, di y', cioè il limite per x che tende a 0 più di 1 su 2 radice di x vale 2 più infinito. Che significa questo? Come è fatta la funzione radice di x? È l'inverso di una parabola. In 0 ha tangente verticale. E la tangente verticale è una retta priva di m. La m di una retta verticale diverge. Guardate che m è la differenza delle y diviso la differenza delle x di punti lungo la retta. Sulla retta verticale i punti hanno tutti la stessa x. Delta y può essere diverso da 0, il denominatore va a 0, la m diverge. In 0 questa funzione è una tangente che è l'asse delle y. In 0 la funzione è continua, perché il limite per x tende a 0 esiste finito e vale 0, ma la derivata non lo è. Però c'è la tangente, curioso fenomeno. In questo caso è un caso limite in cui la funzione ha tangente, ma siccome la tangente non ha la m è vale infinito.
perché è dell'asino. Continua, ma non derivabile. La derivabilità è una condizione più forte, più restrittiva della continuità. Una funzione può essere continua senza essere derivabile. Ma non è vero il contrario. Se è derivabile, come vedremo tra poco, è necessariamente continua. Altro esercizio. Uguale alla radice di x alla terza. Anche qui il dominio. Dominio è x reale maggiore o uguale a 0. Radice di x alla terza posso scriverla come x alla 3 mezzi. Sarebbe x alla terza tutto alla 1, quindi x alla, quindi la sua derivata è la derivata di x alla 3 mezzi, cioè 3 mezzi x alla 3 mezzi meno 1 radice di x. Quindi il cui dominio è identico al dominio della funzione. Qui in 0 la funzione è derivabile. Derivabile solo a destra, ma a destra. Meno x più il logaritmo naturale di x. Aspettare sul dominio della funzione vale reale tanto che x maggiore di 0. Non è arrivata prima. Derivata di meno x più ln di x, si applica la regola della somma, la derivata di meno x più la derivata del logaritmo. La derivata di meno x è meno 1, la derivata del logaritmo il cui dominio è identico a quello della funzione, tranne che questa ha, è calcolabile anche per le x negative, questa no, quindi qui teniamo solo la parte delle x positive. Okay.
x più sen x. Qui il dominio è il punto R, la funzione è ovunque continua, la derivata prima, la derivata di x che è 1, più la derivata del seno che è piccolino. E il dominio derivata è anche il soprattutto. La funzione è ovunque, cioè tutto R continua e derivato. È sempre calcolabile qualunque sia l'esponente. La seconda vale 2x e la x è la funzione stessa, quindi vale 2 volte x meno. Visto a suo tempo, quando abbiamo studiato in geometria analitica le coniche, quindi le parabole, eccetera, che per trovare l'equazione della tangente posso in generale mettere a sistema l'equazione della retta che passa per il punto indicato, l'equazione della conica e fare in modo che il sistema che ottengo, che è un sistema di secondo grado, abbia un'unica soluzione. Spiego meglio.
Ciao. Parabola. Allora, punto B, tangenza tra la parabola e la retta, mi dà un'equazione di secondo grado. Se il delta è 0, la retta è tangente, perché il punto di intersezione è 1 doppio. D'accordo? Questa tecnica funziona se ho una curva di secondo grado. Se, come nel caso di prima, ho una curva di terzo grado, non funziona più perché il delta non c'è. Se metto a sistema l'equazione della curva e una retta, non ho un sistema di terzo, di secondo grado, ne ho uno di terzo grado perché il delta non ce l'ha. Con la derivata riesco a risolvere, a evitare questo problema, perché più qualunque funzione io abbia, posto che sia derivabile nel punto che mi interessa, allora la derivata della funzione in quel punto mi dà il coefficiente angolare della tangente. Quindi, in generale, se ho una funzione y uguale a f di x che sia continua e derivabile in un intorno di x con 0, intersecato il punto di 1, allora l'equazione della tangente la trovo come la m della tangente vale la derivata prima della funzione calcolata proprio di 0. E il punto attraverso il quale passa la tangente sarà x0, y0, dove y0 lo calcolo dalla equazione della funzione, e quindi la tangente avrà un'equazione y uguale a mx più q, dove m è la derivata prima della funzione di x con 0 e q è uguale alla y0 meno m volte x0 oppure che calcolo dopo che ho calcolato il coefficiente angolare. E utilizzando il fatto che passa per P, 0. È più chiaro? Quindi ripeto, la nostra funzione y è x alla terza meno 1, un polinomio continua e derivabile su tutto R, non c'è problema. E voglio la tangente nel punto di ascissa meno un mezzo. Beh, intanto calcolo quanto vale la funzione in meno un mezzo. Y0, cioè la funzione di meno un mezzo, vale meno 1 ottavo meno 1, cioè meno 9 ottavi. La derivata prima della funzione in generale la ottengo derivando la terza meno 1 e la ottengo tra x alla seconda. La derivata di x alla terza e x alla seconda è derivata di meno 1 con la costante 0. Quindi la m della tangente in 0 uguale f' di x0, cioè 3 per meno 1 mezzo. Quindi posso andare avanti? Il Q della retta vale da Y, che è 9, meno 9 ottavi, meno il coefficiente angolare 3 quarti, per l'ascissa che è meno 1. Y0 meno M per X. Meno 9 ottavi più 3 ottavi, meno 6 ottavi per gli amici, meno 2 terzi.
Ok? Prego. Ultima riga. Sì, non può venire via. Non ho capito, scusami. Rifacciamo il calcolo. Giusta, chiedo scusa. Divido per 2 e quindi ho 3/4. E quindi scriviamo l'equazione della tangente. La tangente è equazione x uguale a m, che è 3/4, x più q meno 3/4. La tangente in r uguale a meno. Ok, andiamo a vedere il gioco di calcoli giusti. Vediamo l'equazione della funzione y uguale x alla terza meno 1. Prendiamo il punto di ascissa meno 1/2, quindi x uguale a meno 1/2. Qui intersechiamo retta la curva con punto A, ascissa meno 1/2. L'ordinata non mi ricordo, così era. L'ordinata era meno 9/8. E troviamo la tangente in A. Dare 75 che è 3/4, meno 0,75 che è 2/3. Tutto chiaro? Stessa funzione di sempre, trova per quale valore di x la tangente a coefficiente angolare 1. Quindi anziché dargli prima il punto e poi chiedere qual è la tangente, mi si dà il coefficiente angolare della tangente. Vedete, c'è un punto in cui la tangente ha coefficiente angolare alla funzione ha coefficiente angolare 1. Beh, devo risolvere questa equazione dove al posto di m della tangente c'è la derivata prima della funzione, e per primo di x uguale a 1, la derivata l'abbiamo già calcolata, f primo di x uguale a 3 la seconda, quindi la tangente a coefficiente angolare 1 se e solo se 3x alla seconda vale 1, cioè se x uguale più o meno radice di 3/3. Razionalità. La radice di 1 tra 1 e 3, di 1/3, la tangente di
all'interno, ma forse andiamo là. Ok. Altro esercizio. Prendiamo la funzione di x uguale radice cubica di x. Ok. E voglio la tangente in x uguale a 0. Qual è la retta tangente, se c'è, del punto di ascissa 1000? Intanto vediamo se è calcolabile. Qual è il dominio della funzione? Tutto R, perché la radice ha un indice dispari. La funzione esiste continua su tutto R, nessun problema. La deriviamo. La derivata di radice cubica di x, che posso scrivere come derivata di x al 1/3, vale esponente 1/3, x al 1/3 meno 1, quindi 1/3, cioè meno 2/3, cioè 1/4, 3 volte radice cubica di x alla seconda. Il cui dominio è? No, ahimè, qui lo zero è proibito. X reale ma diverso da zero, oppure se preferite tutti i numeri reali privati dello zero. Ma è proprio lì che vogliono la tangente. E come facciamo? Beh, il limite per x che tende a 0 di 1/3 volte radice cubica di x alla seconda vale, attenzione, qui c'è un x alla seconda, quindi limite destra e sinistra danno un x quadro sempre positivo, ho 1 diviso 0, è comunque più infinito. Se la derivata diverge in una funzione continua, cosa significa? La tangente è una retta verticale. La retta verticale che passa per x uguale a 0 è x uguale a 0. La funzione in 0, pur essendo continua, non è derivabile ma ha la tangente. Ok, sta per suonare, però ci fermiamo qua.